Bene, bentornati agli appuntamenti con lo stand della stampa. Abbiamo qui con noi Pier Giorgio Di Freddi. Pier Giorgio Di Freddi non so neanche se lo devo presentare, in realtà lui è moltissime cose, è uno scienziato, è un matematico, è un ateo, è un anarchico ed è un uomo che ha opinioni su cui è divertentissimo discutere, opinioni che in questo momento sono, si direbbe, divisive, no? E lui scrive un... Anche la divisione è un'operazione matematica, no? Esattamente, ed è il motivo per cui tutto ritorna, tutto è numerico. E questo libro, che è un libro davvero contemporaneo e che viene a toccare uno dei temi fondamentali che ci sono in questo momento, si intitola C'è del marcio in Occidente. Perché dico uno dei temi fondamentali? Perché, Pier Giorgio, io ho avuto l'impressione che negli ultimi 4 anni noi ci siamo trovati di fronte a qualcosa che non avevamo mai visto prima. Voglio dire, c'è stato il Covid e improvvisamente le persone sono divise tra quelli che credevano nella scienza e quelli che non credevano nella scienza. Poi c'è stata la guerra in Ucraina e improvvisamente le persone si sono divise, e qui veniamo poi al cuore del libro, tra quelli che ritengono fondamentalmente che ci sia un mondo che deve opporsi alla NATO, e invece ci sono i filo putiniani, e quelli che invece credono che la NATO e gli americani in particolare alla fine della seconda guerra mondiale non ci abbiano invaso ma ci abbiano salvato, ed è questa una delle cose di cui discuteremo. Il terzo momento è il 7 ottobre con l'attacco di Hamas in Israele, e qui di nuovo c'è una frattura tra i filo palestinesi e i filo israeliani. Cioè, in sequenza, in 4 anni, noi ci siamo trovati a chiederci: abbiamo ancora dei valori condivisi? Quali sono questi valori? A cosa facciamo riferimento? Ora, non sono domande banali, ovviamente, sono domande che condizioneranno in maniera forte il nostro futuro. Tu perché pensi, scrivi, dici, parto dal titolo, che l'Occidente è marcio? Cioè, del marcio in Occidente è naturalmente il titolo del libro di Pier Giorgio. Ma anzitutto buongiorno, grazie di discutere di queste cose che sono sempre cose un po' difficili di cui parlare, soprattutto in pubblico. Ma io farei anzitutto una distinzione, perché è vero che il Covid e le due guerre sono venute in sequenza, però sono cose completamente diverse, perché il Covid in realtà era un fatto oggettivo, perlomeno lì non si tratta di opinioni. Crediamo che i vaccini funzionano oppure no, la scienza, no, è vero oppure no, quello è un campo molto diverso. Le due guerre ovviamente hanno a che fare con le opinioni, con le ideologie, ed è naturale, non soltanto quando si è in guerra, no, che si abbiano opinioni diverse sulle stesse cose. È meno naturale che si abbiano opinioni sui fatti oggettivi di cui dovremmo semplicemente sapere qual è la verità, no? Ora, è vero che sostenere che la scienza è la depositaria della verità forse fa un po' fastidio, no? Perlomeno a qualcuno. Però io credo che l'unico modo che noi conosciamo di conoscere il mondo esterno, l'oggettività, no? È appunto quello di passare attraverso la scienza. Se posso fare una piccola, non voglio far polemiche perché non è nel mio stile, ma volontarie, no? Esatto, no? In questo salone, per esempio, no? Il leitmotiv e vite immaginarie, no? È proprio questo. Qui manca completamente l'oggettività. Ci sono 6 o 7 capitoli in cui si declinano queste vite immaginarie, nessuno di questi ha a che vedere con la scienza, con le sue varie declinazioni, addirittura non esistono nemmeno i saggi in teoria. I saggi ci sono, magari vengono, no, partecipano, no, agli eventi, ma la saggistica è completamente lasciata da parte. Cioè, tutto quello che ha un vago sentore o una vaga puzza di oggettività viene accantonato. Però è interessante quello che dici, perché una delle, adesso questo non pensavo neanche ne avremmo parlato, però siccome siamo andati lì, una delle differenze fondamentali tra l'Occidente e l'Oriente in realtà è sempre stata considerata questa, cioè noi siamo, dice qualcuno, impiccati al Cartesio che non abbiamo mai letto, e quindi siamo una società illuminata, mentre l'Oriente ha ancora una dimensione spirituale che noi abbiamo dimenticato. Quello che tu dici in realtà sembrerebbe lo schema rovesciato, nel senso, in questo salone si parla molto di immaginazione perché è lo strumento attraverso il quale le persone cercano, capisco che per te è orribile, di uscire dalla scienza, cioè da un dato freddo che ti costringe a qualche cosa, e se non ci fosse questa dimensione in realtà difficilmente ci sarebbe il progresso, perché se non entri nel terreno dell'immaginazione probabilmente non consenti alla scienza di essere applicata a qualcosa.
Anche questa nozione di progresso credo che sia in realtà qualcosa di tipicamente occidentale, cioè l'idea, soprattutto hegeliana, no, in un certo senso. Hegel diceva che la civiltà è come il sole, no, che nasce a Oriente, no? Io direi il sole poi tramonta a Occidente, no? Ma lui invece pensava, no, che arriva, no, e sale, no, fino all'Occidente, e quello è lo zenith, naturalmente, no, il punto massimo della civiltà. Io credo che in parte perché noi non conosciamo le altre civiltà. Per esempio, tu dici cartesianamente, no? È come se Cartesio fosse un prodotto dell'Occidente. Però se uno va in India si accorge che non soltanto Cartesio, ma anche per esempio Locke o addirittura Kant, per arrivare fino ai giorni nostri Derrida, sono stati anticipati di secoli, a volte di millenni, dal pensiero indiano, che noi per esempio non conosciamo, perché uno dei problemi dell'Occidente, il vero problema, è di credere di essere praticamente soli al mondo. Tutti gli altri esistono, naturalmente non neghiamo l'esistenza, però neghiamo loro qualunque qualità. Io ho sentito con le mie orecchie, no? Parlare un filosofo ormai morto, no? Quindi non si può più difendere, ma credetemi sulla parola, che era Severino, no? E un giorno parlavamo di queste cose, no? E lui mi disse, sì, ma la filosofia è una cosa soltanto occidentale. Gli ho detto, ma lei scherza? Dico, ma non ha mai sentito parlare degli indiani? No? Dice, sì, no, quelli certo hanno scritto, no? Magari hanno anche pensato, ma questa non è filosofia. La filosofia è solo la nostra, lui voleva dire la sua, usava nostra nel senso del plurale maestatico, no, così. E questo è il nostro problema, di credere che solo il nostro sistema culturale, solo il nostro sistema economico, solo il nostro sistema politico sono gli unici che funzionano, tutti gli altri ne hanno diversi ed è bene che imparino però, il nostro. No? Però io ti porto in un'altra prospettiva, e cioè al di là che il fondamentalismo non è esattamente una roba soltanto occidentale, noi ne abbiamo vissuti e visti moltissimi, ma diciamo che l'Oriente non se li è negati. La questione però è, in questo momento, quello che tu dici, non so se sia la fotografia del mondo, perché noi siamo in un mondo dove i cinesi stanno diventando la prima potenza anche economica e sono numericamente vagamente più di noi. Gli indiani, che tu hai citato, a ruota esiste tutta una forza che fa riferimento alle scelte putiniane. Se tu vedi quello che è successo in questi anni, 2/3 del pianeta stanno dalla parte di Putin. In realtà noi non ce lo raccontiamo, ma è così. Quindi in realtà noi non stiamo più difendendo una posizione di supremazia, stiamo difendendo, che è secondo me il vero tema fondante, una posizione suppostamente valoriale, cioè le cose in cui crediamo. Allora questo secondo me è il tema fondante, in cosa crediamo. E torno al tuo libro, tu fai una premessa in cui sostanzialmente dici esprimo quella che è la mia posizione, e poi passi successivamente a citare, come se fosse un processo, no? A citare una serie di testimoni al banco di grandissimo livello, magari adesso tu li puoi citare, per appoggiare la tua teoria. Ma io non so se questo renda oggettivo quello che stai dicendo o semplicemente gli dia più peso, perché l'oggettività poi sai. Infatti ho cercato di dividere il libro in tre parti. Il prologo, diciamo, e la conclusione sono soggettivi. Racconto perché io penso le cose che scrivo, in parte perché sono il prodotto ovviamente del luogo dove sono nato, della vita che ho vissuto, spesso in giro per il mondo e così. Però quello a chi interessa, a me, dal punto di vista autobiografico. Poi ho cercato di fare qualche cosa che non è ancora oggettivo, no? Però perlomeno è intersoggettivo, cioè di chiamare a testimoni molte persone che noi per motivi diversi e in tanti momenti storici differenti pensiamo che siano dei maestri del pensiero. Faccio dei nomi tra i 20 che ho citato: Dostoevsky, Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King, no? Saramago, Solzhenitsyn. Parti da Marx e no. Engels dicendo che era Marx e Engels, certo, perché quello del manifesto è la prima critica, certo, radicale a quello che poi diventerà il nostro mondo. No? Noi siamo capitalisti, ovviamente, ma il manifesto del Partito Comunista era il contrario. Ora, tutta questa gente che ho appena citato, che appunto noi ammiriamo. Pensavamo per il loro pensiero, se uno va a scavare poi si accorge che erano tutti più o meno violentemente, a volte anche quelli che poi hanno preso il premio Nobel per la pace, no? Violentemente anti-occidentali.
E uno se scava si accorge anche perché, perché Mandela era antioccidentale. Beh, è ovvio, no? Il Sudafrica era una colonia che, in cui c'erano 2 milioni di bianchi e 6 milioni di neri, la Rhodesia era ancora peggio, no? Mandela ha fatto 30 anni, 27 anni di carcere, tra l'altro in un'isola, in isolamento, no? Poi ha preso il premio Nobel della pace, quando uno scopre che le sue motivazioni erano in realtà contro quello che noi siamo. O Dostoevsky, per esempio, che noi consideriamo un maestro dell'esistenzialismo, e che lui racconta quando è venuto in Europa, era 1862, c'era la prima Expo, quella che poi sarebbe diventata la Biennale, che oggi in tutto il mondo viene fatta appunto regolarmente, e lui dice: ma questo è un popolo di matti, cioè l'unica cosa che interessa a questa gente, che questi saremmo noi, no, naturalmente, è vendere, no, il materialismo, non hanno valori spirituali, eccetera. Allora a quel punto uno dice: va bene, allora non mi sento più solo, no? Sono in piccola magari ma buona compagnia. E poi invece il libro, che sono 10 capitoli, è il tentativo, non so quanto riuscito, di fare una critica oggettiva, cioè di prendere quelli che noi consideriamo i valori dell'Occidente, appunto dal punto di vista economico, politico, culturale, eccetera, e di vedere, analizzandoli, se effettivamente sono valori positivi o se anche dal di dentro non hanno invece dei problemi. Faccio un esempio, no? Noi identifichiamo l'Occidente dal punto di vista politico con la democrazia, no? Ora qui manca appunto, no, la matematica, la scienza, eccetera, ma c'è un signore che si chiama Kenneth Arrow, che ha preso il premio Nobel per l'economia, per questo che sto per dire, no? Quindi non è l'ultimo arrivato, no? Il Novax di turno, no? Che dice così. E questo signore ha dimostrato, no? Perché poi in matematica si fa così, ha dimostrato un teorema il cui enunciato è brutalmente che la democrazia non esiste. Ora uno dice: ma come si fa a dimostrare un teorema di questo genere? Beh, è interessante, perché uno dice: cosa significa democrazia? Beh, ci sono alcune condizioni che tutti noi diremmo sono irrinunciabili per la democrazia. Bisogna votare, i voti devono essere tutti uguali, perché se un voto di qualcuno pesa di più la cosa è truccata. Ci sono delle condizioni minimali tipo l'unanimità, se tutti siamo d'accordo è chiaro che quello deve essere fatto, eccetera. Non ci devono essere dittatori, no? Questa è una condizione essenziale, e lui dimostra che queste condizioni insieme non funzionano. Qualcuna di queste deve essere abbandonata perché insieme sono contraddittorie. Non so, sarebbe interessantissimo andare avanti su questo tema, però il questo problema... per dire che ci sono anche delle critiche oggettive. No, ma non, io non so se è oggettivo questo, perché questa non è una critica, perché allora lì bisogna intendersi di cosa stiamo parlando. Allora, se il punto è quali sono i valori occidentali, noi li possiamo mettere in fila. Se invece possiamo decidere se ci riconosciamo in questi valori o non ci riconosciamo. Altra cosa che possiamo fare è: questi valori in cui noi suppostamente ci riconosciamo, in realtà li applichiamo, li utilizziamo? Perché questo è una differenza fondamentale, perché questo fa il salto non tra Occidente e Oriente, ma tra la capacità del singolo di manipolare la realtà. Allora io quello che ti voglio dire, che è la contestazione vera che farei a questo libro, non è una questione... I valori occidentali sono quelli che tu hai appena espresso, no? Le scelte si fanno in maniera collettiva. Si passa attraverso il voto, uno comanda per un tempo stabilito e poi viene sostituito da un altro, che è quella, però tecnicamente succede, a meno che quella persona non forzi le regole. I sistemi diversi da questi, in realtà sono tutti sistemi in cui c'è un signore che si mette seduto da qualche parte, rimane lì per un tempo indeterminato finché non arriva qualcun altro e lo sostituisce con maggiore violenza. I valori occidentali hanno consentito a una persona come te di arrivare al massimo degli studi, andare negli Stati Uniti, fare il giro del mondo, contestare gli Stati Uniti, scrivere libri e partecipare a dibattiti, opportunità che diciamo altre parti del mondo non concedono allo stesso modo. Questo è come dire, per me il nodo fondamentale, non la qualità del singolo che applica il valore, ma l'esistenza del valore. Mi piace molto il tuo atteggiamento, no? Di fronte a uno che dice c'è un teorema che dice la democrazia non esiste, tu dici sì vabbè, ma questo non importa, chiediamoci se noi siamo democratici. Non ho detto che non importa,
ho detto, se si applichiamo i nostri valori, no? Sì, è una cosa molto appunto, ma quando uno ti dice la democrazia non c'è, tu non puoi dire ma noi siamo democratici, ma se non c'è la democrazia, no? In che modo potremmo essere? Io, però, aspetta, volevo solo dirti, se noi siamo qua è perché c'è la democrazia, non saremmo qua. Sì, ma dipende cosa vuol dire democrazia, e il problema è che è un problema molto filosofico al quale, per esempio, no, soggiaceva Severino, il quale quando parlava usava sempre le stesse parole, no? L'essere, no? Il cerchio dell'apparire, eccetera, ma ogni volta con dei significati diversi, no? Quindi bisogna stare molto attenti, no? Il teorema che citavo è qualche cosa che ti dice, tu mi dai una definizione precisa di democrazia, io ti faccio vedere che non c'è, no? Poi dopo, se tu usi la democrazia in un altro senso, no? Allora discutiamo di quello. Ma volevo fare un esempio di come a volte la democrazia possa essere illusoria, perché tu dici noi votiamo. Il motivo per cui esiste questo teorema è perché c'è un paradosso, no? Che si chiama il paradosso di Condorcet, quindi una cosa antica, arriva dalla rivoluzione francese, quando ovviamente si preparavano, no? Prima a tagliare la testa al re, no? E poi dopo, no? A implementare la democrazia. Ora, questo paradosso, tra l'altro, non è un paradosso teorico, ma è qualcosa che è successo già praticamente nella vita politica di molti stati. Per esempio in America, vi ricorderete che c'è stata un'elezione 8 anni fa in cui c'era Trump contro la Clinton, no? E ha vinto Trump. La Clinton come mai era lì? Beh, perché avevano fatto le primarie, i democratici, e la Clinton aveva vinto contro Sanders. Ora uno dice questo è democratico, prima si fa una eliminazione fra due, Clinton e Sanders, chi vince va contro l'altro che è Trump, chi vince no, ovviamente avrebbe vinto Trump a maggior ragione anche se avesse combattuto contro Sanders. Beh, i sondaggi dicevano esattamente il contrario, che se invece si fosse fatto l'elezione tra Trump e Sanders avrebbe vinto Sanders. Cosa significa questo? Che ci sono delle situazioni circolari in cui il primo vince contro il secondo vince contro il terzo, e uno dice allora il primo vince contro il terzo. No, il terzo avrebbe vinto contro il secondo. Aspetta, un momento. E chi vince in quel caso lì? Chi vince? Possono vincere tutti e tre, dipende soltanto dall'ordine in cui si fanno le votazioni. Ora, questo è interessante, perché allora non è oggettiva la cosa, non riflette il volere dell'elettorato, riflette i procedimenti che noi usiamo. E in Parlamento queste cose le sanno benissimo, si chiamano, voi ne parlate spesso sui giornali, si chiamano questioni di procedura. Uno dice, ma perché discutono così tanto, prima votiamo questo emendamento, poi votiamo quell'altro, eccetera? Perché loro lo sanno benissimo che l'ordine in cui si fanno le votazioni determina quale sarà il risultato finale di tutto il processo. Allora la democrazia a volte, sì, è come Calypso, no? Che è qualcosa di velato, no? C'è questo schermo che la maschera, no? È vero, Rodotà lo diceva benissimo, diceva la democrazia è un insieme di ritualità, noi abbiamo, è una democrazia di facciata. Ci sono i riti della democrazia, ma la democrazia, quella che lui chiamava sostanziale, quella è una cosa molto più complicata. Io non nego che possa magari esserci, ma sono quasi sicuro che non ci sia adesso. Ma no, perché, come dire, il presupposto di questo tipo di ragionamento, che è bellissimo, però come dire un po' manipolatorio, è che ci fosse la consapevolezza di tutto quello che accade da parte di ciascuno di noi completamente. Cioè il punto qual è? Che io ti dico quello che è successo in Italia nelle ultime 3 elezioni. E cioè dal 2012 ad oggi è successo che per 3 volte hanno vinto 3 partiti antisistema, perché prima vince il Movimento 5 Stelle, poi vince la Lega e poi vince Fratelli d'Italia, cioè 3 partiti che vincono sul presupposto che noi andiamo a governare buttando giù tutto quello che c'è prima. Contemporaneamente la base elettorale si restringe, quindi il numero di persone che va a votare è sempre di meno. Questo vuol dire che le persone non hanno più fiducia nella politica. A questo punto quello che è successo è un processo democratico o non è un processo democratico? Cioè, il governo che c'è in questo momento è legittimo o non è legittimo, visto che le persone che non hanno votato o che hanno votato da un'altra parte sono superiori numericamente a quelle che invece hanno votato per il governo? Ma se questo fosse il principio, salterebbe il banco continuamente. Cioè, non esiste nessun sistema che sia in grado di restituire la consapevolezza totale di ogni singolo cittadino. Quindi la politica e la democrazia stessa è figlia di una mediazione che per la scienza ovviamente è qualcosa di imperfetto, perché la scienza ha un obiettivo e un risultato, la politica è l'opposto della scienza perché deve trovare una mediazione. Le società occidentali si fondano sul fatto che a un certo momento, per tornare agli Stati Uniti, le persone scoprono che se non c'è una regola
giusta o sbagliata, l'unica soluzione del conflitto è: si scende in strada, chi spara prima vince, quell'altro muore. Allora, siccome quella lì ha degli svantaggi, come dire, piuttosto significativi dal punto di vista delle perdite umane, scelgono invece una roba di mediazione. La mediazione ovviamente non prevede l'oggettività, ma qual è il lato B? Beh, questo, mi dispiace battere su questo chiodo, no? Ma questo è esattamente il contenuto di quello che si chiama la teoria delle scelte sociali, che è una teoria matematica, no? Che ha dato tra l'altro molti premi Nobel per l'economia. È una teoria complicata che cerca di rispondere a queste domande. Ciascuno di noi ha delle preferenze individuali. Com'è possibile estrarre dalle nostre preferenze individuali una scelta collettiva? Per questo si chiama scelta sociale. E il problema è che ci sono dei problemi oggettivi, cioè, e non è detto che spesso ci siano le soluzioni. Tu dici, per esempio, questo governo è un governo rappresentativo? Dal mio punto di vista, per esempio, assolutamente no, perché è un governo che ha ricevuto il 25% dei voti dell'elettorato. Ora, 25% è un quarto dell'elettorato, non è una maggioranza. Ma è quello che ti dico, che non è rappresentativo, ma è legittimo. Ah, legittimo, benissimo, certo, ma sai, una volta parlavo con il presidente Cossiga, che era un tipo molto interessante, naturalmente molto provocatorio, e lui che si interessava di servizi segreti, no? Fin da quando era, non so se bambino, ma comunque adolescente, no? Mi diceva: c'è una grossa differenza fra la legittimità e la legalità. Un conto è ciò che va in accordo con le leggi, e un conto invece le leggi dello Stato, diciamo così, no? Degli uomini, e un conto è ciò che va invece, no? Il legittimo va contro i valori, no? Io poi non so quali fossero i suoi valori, no? Poi nella sua vita ha dimostrato forse, no? Con la pratica quali fossero, eccetera. È molto difficile distinguere tra ciò che è legale, cioè le leggi che noi ci siamo dati, e ciò che invece è legittimo. E secondo me è illegittimo che un governo governi quando ha soltanto il 25% dei voti, e il motivo è che... Ma che si fa? È molto semplice, per esempio. Oggi so che ci sia, che può sembrare evocare qualche cosa che è stato proposto da un comico, e secondo me i comici non è mai bene mandarli al governo, perché se ci va bene, no, fanno solo quello che hanno fatto i grillini, ma se ci va male fanno quello che ha fatto Zelensky, no? Quindi la cosa è un po' complicata, no? Però... Oggi, al giorno d'oggi, no? Per quale motivo noi dovremmo avere una struttura come il governo che per 5 anni, prendendo i voti come secondo le leggi elettorali, governa, no? Anche quando ha soltanto il 25% del consenso? Perché una volta c'era il problema, ovviamente, che non c'erano i mezzi di comunicazione, non si poteva chiedere alla gente che cosa pensava in maniera istantanea, eccetera. Oggi, per esempio, sulle grandi questioni si potrebbe benissimo andare avanti a, purtroppo no, è una brutta cosa pensarlo, no? Ma facendo dei referendum. Per esempio, il nostro Parlamento al 90-95% è favorevole all'invio delle armi in Ucraina. I sondaggi dicono che la maggioranza degli italiani è contraria, no? Magari poco, a volte sono 52, a volte di più, no, eccetera. Perché non chiedere agli italiani, no, si fa facilissimamente, oggi si potrebbe fare addirittura col voto elettronico, no, ti chiedono la sera, dice che cosa vuoi fare, quello sarebbe sui grandi temi, no, effettivamente, lasciare che sia il popolo a decidere senza pensare che per 5 anni deve essere 25% della popolazione che decide, poi per altri 5 anni un altro 25%. Con il problema, tu hai citato il 2010, no, e questi ultimi 10 anni, quello è stato un periodo, secondo me, abbastanza buio della nostra storia, e ne ha avuti tanti la nostra storia, i periodi bui, perché dal 2011 al 2022, no, c'è stato al governo, eccetto per un breve periodo di un anno, che è stato il Conte 1, c'è stato al governo il partito, da cui tra l'altro io ero entrato appena l'avevano fatto, quindi non è una preclusione, no, pregiudiziale, cioè il PD. Il PD è stato al governo dal 2011 fino al 2022 senza aver mai vinto le elezioni. Cioè è l'unica volta che l'aveva quasi vinta. Non è vero, c'è stato un governo giallo-verde, prima poi c'è stato un governo tecnico. No, quello lì, Conte 1 è quello che dicevo, un anno, eccetto quell'anno, no? Poi. E allora questo dice: ma come mai ci sono dei partiti che riescono ad essere governativi? Ma perché anche sono le quando regole. Non vincono? No, perché sì, le regole sarebbero state contrarie. No, no, sono le regole, è il parlamentarismo che è fatto così, è questo il grande equivoco. Ma la differenza, dopodiché si può discutere di tutto questo, se è giusto o sbagliato, ci mancherebbe, ma
che è il punto su cui ti vorrei tenere io, è esattamente questo. Cioè, mentre qua io e te possiamo discutere di questo e questo dibattito si può trasformare in un dibattito parlamentare e qualcuno può decidere, succede, perché in questo momento il Presidente del Consiglio sta pensando a una riforma costituzionale. Cioè, siamo un paese in cui, bene o male, mi piaccia o non mi piaccia, noi se vogliamo possiamo decidere di cambiare le regole. Questo è il sistema occidentale, un sistema in cui la discussione sulle regole è sempre aperta. Tu mi puoi dire che succede esattamente la stessa cosa in tutti i paesi che non sono occidentali? No, assolutamente. Tra l'altro io non ho avuto la pretesa di dire che l'Occidente è marcio, no? Tra l'altro non vorrei prendermi dei meriti che non ho, il titolo ovviamente non è mio, me l'ha suggerito Shakespeare, no? È una frase dell'Amleto in cui il marcio era in Danimarca, no? E io l'ho semplicemente esteso, no? Quello che ho voluto fare in questo libro è una cosa un po' diversa. Se uno legge i giornali, sente i dibattiti in televisione, no? O parla con la gente, in genere i dibattiti sono: io parlo e accuso te di tutti i tuoi problemi, tu parli e accusi me di tutti i miei problemi, no? E non c'è mai nessuno che per un momento dice: no, un momento, io sono qua, no? Vediamo se io ho delle colpe, che magari questo poi aiuta anche a capire, no? Magari le rimostranze che tu puoi avere. Nel caso della guerra, se non si fa così non si farà mai una pace, ovviamente. Fino a quando sia Putin che Zelensky, per esempio, dicono assolutamente: no, io devo arrivare, no, devo prendermi tutta l'Ucraina, gli altri dicono devi uscire dai confini dello Stato, oppure Hamas e lo Stato di Israele. Fino a quando non si cerca di capire le ragioni dell'altro e di vedere se magari lui dice di avere queste ragioni, non avrà tutte quelle le ragioni che dice, però magari qualcuna ce l'ha, e allora io sono disposto in quel caso, no, a concedergli qualche cosa, perché quello che dicevi tu, il compromesso vuol dire quello, no? Non è che io prendo tutto e tu non prendi niente, cerchiamo di metterci d'accordo, e l'unico modo di fare questo è di fare un serio esame di coscienza, no? E magari appunto di fare l'avvocato del diavolo, e dice: va bene, molti ci odiano in giro per il mondo, tu dicevi questa è la grande differenza di quello che c'è stato fino a qualche anno fa, anzi fino alla caduta del muro, o meglio fino al 2022, perché la caduta del muro ha fatto illudere l'Occidente che la storia era finita. Vi ricorderete Fukuyama, no, che scrisse proprio questo: ormai la storia è finita, l'Occidente ha vinto, il nostro sistema è quello che governerà d'ora in poi nei secoli dei secoli. È durato 30 anni, no? E la cosa è molto interessante, no, di quanto l'eternità poi dopo diventi molto ristretta dal punto di vista temporale. E però oggi la vera differenza è che l'Occidente per 5 secoli praticamente, io nel libro ho messo così come data fittizia, diciamo, del potere occidentale, 1492, quando Colombo arriva nei Caraibi e incomincia quello che poi diventerà il colonialismo. Ho messo delle mappe nel libro che sono abbastanza imbarazzanti, perché uno prende per esempio la mappa del mondo e la colora con colori diversi che corrispondono alle colonie dei vari stati europei. Perché non ci sono stati soltanto l'Inghilterra, la Francia, c'è stata l'Italia, l'Olanda, la Danimarca, la Spagna, il Portogallo. Colora le parti del mondo che sono state colonie di paesi occidentali e scopre che praticamente tutto il mondo, tutta l'America, tutta l'Africa, tutta l'Oceania, una buona parte dell'Asia, uno comincia a dire... cioè è vero che uno, no, cioè, ci sono anche altri che sono imperialisti, ma nessuno l'è stato come noi, perché nessuno ha avuto il dominio del mondo. Magnifico, ti chiedo solo, io parlerei con te 3 giorni consecutivi, purtroppo, cioè, sai come ti dicono in televisione? Non possiamo farlo, sì, potremmo fare una maratona, qualche, no? Io e te come da qualche mentana. Parte, però per dire, avrei voluto stare più sullo specifico del libro, però questo è un libro che scatena esattamente tutto questo genere di... riflessioni, per cui ve lo consiglio proprio di cuore, è un libro magnifico, cioè del marcio in Occidente. Posso solo aggiungere una piccola cosa? Certamente, cioè, non sì, abbiamo non parlato della Francesca religione, Sforza. Ma non crediate che non se ne parli. No, se ne parla moltissimo. Grazie, per Giorgio Di Freddi.